Ciao a tutti! Visto che me l'avete richiesto in molti, oggi vedremo l'esercizio stand o in piedi, quindi l'esercizio che consiste nel far stare il cane in piedi su quattro zampe. E potete utilizzare il segnale vocale che volete. Io ho scelto stand perché in piedi potrebbe confondersi con segnale al piede, che corrisponde invece a chiedere al cane di posizionarsi di fianco a noi. La posizione in piedi è abbastanza dinamica perché il cane da quella posizione ci mette un attimo a muoversi, spostarsi e correre, mentre appunto abbiamo visto che la posizione seduto e terra sono molto più statiche. Quindi in che occasioni ci può servire utilizzare questo segnale? Per esempio io lo utilizzo quando devo asciugarla sotto la pancia, quindi per esempio prima le chiedo di darmi una zampa, poi l'altra per pulirgliele, dopodiché le chiedo stand per asciugarla sotto e asciugare le zampe posteriori. Ancora possiamo utilizzarlo per esempio per insegnarle altri esercizi. Infatti avete visto in altri video, in altri tutorial, come io le chiedessi di alzarsi prima di ripetere l'esercizio che le stavo insegnando. Esistono almeno due modi per insegnare lo stand al cane. Uno è quello che si utilizza soprattutto in obedience, che consiste nel stimolare il cane sotto la pancia, non schiacciarlo diciamo, per fare in modo che alzi le zampe posteriori e senza muovere le anteriori, perché è importante in questa disciplina che le zampe anteriori rimangano ferme dove sono. A noi questo non serve, quindi possiamo anche utilizzare l'altro metodo, ovvero quello di attirare il cane con un bocconcino verso l'avanti e fare in modo quindi che il cane, per raggiungere il bocconcino, faccia dei piccoli passi e in questo modo si alzi in piedi. Ve lo faccio vedere. Metto il bocconcino davanti al muso del cane e lo porto in avanti. Brava! Quando si alza in piedi, la premio. Brava! Ora lo sto facendo senza segnale vocale, come al solito. Brava! A questo punto posso inserire invece il segnale vocale. Stand! Brava! Lascio che si risieda e glielo ripropongo. Stand! Brava! Ora lo posso fare anche senza bocconcino in mano. Stand! Brava! E la premio dopo. Seduta. Ok. Stand! Brava! Benissimo, seduta, stand, brava, mi raccomando premiare il cane sempre quando è in piedi e non quando si è riseduto, stand, brava, stand, brava, stand, brava. Dopo un po' di ripetizioni possiamo arrivare a chiederglielo anche senza segnale gestuale. Quindi, pinta. Stand. Ok, molto bene. Alla fine possiamo farlo anche una di fianco all'altra, come avevo già detto in un altro tutorial. Per il cane è più difficile leggerci quando siamo di fianco rispetto a quando siamo frontali, ma li abituiamo anche a questo. Quindi adesso seduta, gli chiedo pinta. Stand. Molto bene. Ok, finito! I love my dog. My dog loves